è dato sapere a che anno risalga il melo di casa Tomé, ma al pari dell'edificio rurale che lo ospita, risalente al 1350 circa, è una vera rarità e come tale ha una storia molto particolare che merita di essere raccontata. Per farlo, Museo Poschiavino, Polo Poschiavo e Terra Nostra hanno dato vita ad un percorso inserito all'interno del progetto Interreg Spazio Alpino Luigi, che punta a valorizzare sì l'albero, ma soprattutto il suo frutto. La Casa Tomé di nuovo si è dimostrata uno scrigno importante per questo progetto, perché proprio dalla mela si riesce a fare tutto un percorso di recupero e anche di valorizzazione, perché questo è quello che vorremmo fare. Non è la prima volta che la Casa Tomé è al centro di un recupero di questo tipo, perché già nel 2004 abbiamo lavorato al progetto Dal Campo alla Tavola e abbiamo reiniziato il percorso di recupero del grano saraceno in Valposchiavo e da lì poi il recupero di tutti i cereali. Del resto, la Valposchiavo da ormai un decennio ha imboccato in modo deciso la strada del bio. Oggi il 95% delle aziende lo pratica e l'obiettivo è di arrivare al 100%. Al ricco paniere di prodotti sul mercato con questo marchio ce ne sono più di 150, presto se ne aggiungerà uno nuovo in Valposchiavo e nascerà proprio dal melo di casa Tomé. È una mela particolare, una mela antica, una mela che non è come le mele moderne che sono dolci e da mangiare così, però anche queste mele qua hanno un mercato e creeremo un gruppo di lavoro per individuare le caratteristiche della mela e per capire come trasformarla in un prodotto che sia interessante, un prodotto però che avrà una grande storia da raccontare. Ed è a questo che ha pensato il Museo Poschiavino, proprietario dell'edificio rurale nel cui piccolo orto nel borgo di Poschiavo vive l'antico melo, perché questa è la missione del museo: vivere il territorio e coglierne gli aspetti da valorizzare, e la frutticoltura, che nel secolo scorso ha avuto qui un ruolo importante, è di certo uno di questi. Il tutto nasce da un'iniziativa privata promossa dall'ente frazionale di Poschiavo, che ha voluto rivalorizzare una parte della fascia pedemontana di Poschiavo, dove fino a fine 800 si trovavano diversi orti e giardini detti Breuil e Rouquette qui a Poschiavo, e da lì è partita un'iniziativa che il museo ha voluto valorizzare da un punto di vista comunicativo con una mostra che è uscita nel 2014, che ha avuto anche un bel afflusso di gente. Sono state presentate in collaborazione con Prospecie Rara e con l'ente frazionale di Poschiavo delle sorti di mele vecchie. E in quell'occasione abbiamo anche invitato i privati a portare le mele dai propri giardini di alberi da frutto vecchio. A queste mele ha dato un nome il pomologo Gaudens Zanetti, e si trattava per la maggior parte di mele conosciute, quindi di Grafen, di Boskhoff. Cosa particolare, la mela di casa Tomé non aveva un nome, cioè nemmeno lui si spiegava, ha fatto delle ricerche, ha provato a cercare cosa potesse essere. E da lì è uscito che il melo di casa Tomé era poi l'ultimo rimasto di questa specie autoctona poschiavina. E quindi, non avendo un nome, l'abbiamo dato noi e l'abbiamo battezzato Casa Tomé. Grazie al pomologo Zanetti e all'architetto paesaggista Menghini, cortesi dall'albero di Casa Tomé, sono state ottenute con l'innesto diverse piantine, alcune delle quali messe a dimora in luoghi simbolo della valle, come ad esempio il giardino della casa comunale. Il lavoro che stiamo facendo insieme al museo, a Terra Nostra, al comune, per valorizzare tutto questo patrimonio che abbiamo in Valposchiavo è importante, perché ci permetterà di avere da una parte un paesaggio culturale curato, particolare e biodiverso, e dall'altra parte anche eventualmente dei prodotti unici da poter mettere sul mercato con il marchio 100% Valposchiavo. Stiamo parlando di un progetto a lungo termine per le future generazioni, i tempi sono lunghi, però vogliamo rendere attenti l'importanza di questa mela, di questa biodiversità che abbiamo in Valposchiavo, di questa unicità, una produzione limitata di qualcosa che non sappiamo ancora cosa sarà, che però sarà legato alla storia della Casa Tomé, alla storia della Valposchiavo 100% bio, alla storia della Valposchiavo Smart.